agite-toi de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Bene cari telespettatori o web spettatori, insomma vale lo stesso, andiamo avanti con la nostra seconda parte dell'intervista sempre con l'assessore Vincenzo Iurato. Abbiamo parlato di differenziata, dei numeri della differenziata, di come potete fornirvi i sacchetti quando finisce, insomma tante notizie utili crediamo di aver dato attraverso questo nostro servizio. E di differenziata ancora parliamo, perché la differenziata pone la questione anche dei vecchi contenitori e in effetti un nostro telespettatore Peppe ci chiede, ecco, i contenitori, quelli vecchio stile, ne sono rimasti pochi, ma ecco, lui li nota sempre pieni. Sì, beh, in realtà è una questione relativa, nel senso che evidentemente siccome abbiamo ridotto di oltre l'80% i contenitori, tutto si concentra in quei pochi che restano, che abbiamo lasciato proprio per accompagnare gradualmente la città a questa novità che, capite bene, ha stravolto per certi versi anche la vita delle famiglie, quantomeno in cucina, e quindi memori anche delle esperienze di altre città dove il toglierli tutti insieme, tutti contemporaneamente, aveva creato un po' di confusione nella cittadinanza. Quindi abbiamo optato appunto per una soluzione graduale. È evidente che arrivato a un certo momento si deve capire tra chi quelle persone che ci stanno via via abituando e coloro i quali invece non si vogliono abituare e quindi continuano a utilizzare i contenitori, sebbene siano dotati del kit, sebbene abbiano il calendario, sebbene siano in grado di differenziare. Sappiamo benissimo che per ogni legge ci sarà comunque qualcuno che la violerà, è fisiologico. E a questo proposito, infatti, il comando dei vigili urbani proprio in questi giorni sta incentivando i controlli e inizieranno dopo un mesetto circa, ci sono state delle diffide a coloro i quali ancora utilizzavano i cassonetti, inizieranno delle vere e proprie multe. Una nostra telespettatrice, lei poc'anzi ha citato il calendario, ha trovato molto utile il calendario 2011 e si chiede, lo rifarà il comune per il 2012? Credo proprio di sì, perché il calendario è stato davvero un grosso successo, una bella intuizione, perché ha facilitato molto la raccolta differenziata. Lo faremo, tra l'altro possibilmente vedremo di fare qualche aggiustamento sui giorni di raccolta, proprio perché siamo aperti a tutti i suggerimenti. Ad esempio con i locali commerciali abbiamo raddoppiato i giorni di raccolta, perché evidentemente facevano più plastica o più carta rispetto a quella che può fare una famiglia, e quindi abbiamo creato un calendario ad hoc per i commercianti. Naturalmente appunto nel 2012 lo rifaremo e cercheremo di trovare delle piccole soluzioni a quelli che sono i problemi segnalati dalle persone. Spostiamoci dalla differenziata, perché non ci hanno chiesto solo di differenziata, io le giro la domanda, un plauso da parte di Luigi per la differenziata, per l'iniziativa della differenziata, però dall'altro lato nota nelle strade ad esempio erbaccio o poca cura al di là del centro storico e chiede insomma maggiore attenzione per questo. Sì, beh, e questo qua naturalmente è un problema legato anche ai costi, e a quello che la normativa impone, perché in realtà fino a qualche anno fa il sistema di raccolta dei rifiuti era integrato tra il sistema appaltato all'esterno e gli operatori dipendenti del comune. Via via gli operatori del comune sono andati in pensione e per normativa di legge non è stato possibile sostituirli, perché la nuova normativa prevede appunto, come ho accennato prima, che al comune deve essere sostituita una società di regolamentazione rifiuti composta da tutti i 12 comuni della provincia, che dovrà fare una gara unica ad una ditta esterna. Di conseguenza noi ci troviamo in una fase transitoria dove da una parte non possiamo appaltare il servizio e quindi non possiamo modificare quello che è il servizio precedentemente appaltato, dall'altra parte non possiamo assumere persone come ente comunale perché la normativa non ce lo consente, e quindi ci troviamo a fare di necessità virtù, dobbiamo adoperarci con le poche unità che sono rimaste.
Ora non voglio dire che ognuno di noi dovrebbe pulire davanti alla propria casa, e pulendo ognuno davanti alla propria casa la via sarebbe pulita, però le persone devono capire che i tempi sono cambiati, non ci sono più a livello nazionale e regionale i trasferimenti che c'erano una volta, ogni servizio ha un costo e quindi non si può, come dire, passami la frase, volere la botte piena e la moglie ubriaca. Da una parte ci si lamenta se aumentano i costi dei servizi, dall'altra parte si vorrebbe allo stesso tempo che aumentassero i servizi. È evidente che le due cose vanno in maniera proporzionale, se si vogliono più servizi devono necessariamente aumentare i costi, quindi molte volte si cerca di trovare un equilibrio tra le due cose. È evidente, ad esempio, parlavamo prima di differenziata e ho dimenticato a dirlo, ad esempio, che tutto il materiale differenziato va ai consorzi di riciclo e ai consorzi CONAI, e questo ci consente di avere un'entrata per le casse comunali, quindi il beneficio economico è doppio: da una parte non spendiamo soldi per conferire in discarica, dall'altra parte riceviamo soldi dai consorsi di riciclo per il materiale che forniamo. Addirittura mi piace sottolinearle, e questo è un plauso anche per la cittadinanza, il comune di Scicli per la plastica è entrato in prima fascia, cioè a dire che il grado di purezza della plastica, questo significa che i cittadini hanno ben differenziato, era quello migliore rispetto a tutti gli altri, e quindi di conseguenza è stata pagata di più al chilogrammo rispetto che se fosse entrata in seconda e in terza fascia, secondo appunto il grado di impurità. E questa è sicuramente una bella notizia, che fa vedere come i cittadini hanno collaborato bene, in molto caso con l'amministrazione. Un'ultima domanda che esula un po' dalle problematiche, ma che è un po' più, diciamo così, personale. Prima esperienza da assessore, non prima nella politica, ma comunque nell'ambito assessoriale sì. Il comune sta vivendo una fase un po' difficile, ecco, ma lei come ha vissuto questa esperienza, e se dovesse fare un bilancio, quale potrebbe essere? Sì, beh, l'esperienza è stata davvero bella, perché appunto molte volte si possono anche avere delle competenze, vuoi per la professione che si fa, però poi quando ci si cala realmente appunto nelle problematiche gestionali di una pubblica amministrazione si comprende appieno, ed ecco che molte volte capisco quando si fa esperienza anche sulla propria pelle, perché possibilmente si commettono degli errori, e memoria degli errori che si commettono, la volta dopo non si sbaglia, quindi l'esperienza è fondamentale. Il bilancio è certamente positivo, perché rispetto anche agli obiettivi che si era prefissata l'amministrazione, i famosi compiti del sindaco, credo insomma di aver raggiunto bene o male insomma tutti gli obiettivi che riguardavano il mio settore. Ciò non vuol dire che non ci si possa migliorare e che non ci sia null'altro da fare, anzi c'è sempre qualcosa da fare, se non altro per cercare di gestire e mantenere il servizio nel modo in cui già è gestito ora, ma anche per poter in prospettiva estenderlo, appunto, come dicevamo prima, e migliorarlo. Allora, noi ringraziamo l'assessore Vincenzo Iurato per questa bella discussione che abbiamo fatto, ringraziamo voi numerosi che continuate a seguirci, scriveteci, forniteci altre domande, suggeriteci anche voi quelli che possono essere le iniziative, le discussioni che volete ascoltare, perché siamo qui per voi, per servire le domande all'ospite di turno. Oggi il nostro ospite è stato l'assessore Vincenzo Iurato, che ancora una volta ringraziamo per essere stato con noi. Beh, io ringrazio voi anche per aver appunto inaugurato questa trasmissione, e non posso che appunto salutare i telespettatori, i web spettatori, come li hai definiti tu, e augurandovi anche ogni bene per l'iniziativa, per il vostro sito e per la vostra televisione sul web. E allora grazie a tutti e arrivederci a presto con La domanda è servita.